Ambientato tra il 1628 e il 1630 in Lombardia durante la dominazione spagnola, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è il primo esempio di romanzo storico della letteratura italiana. Il romanzo si apre con un'ampia descrizione del paesaggio lecchese. È la sera del 7 novembre 1628, al tempo della dominazione spagnola. I protagonisti sono Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, due giovani operai tessili che vivono nei pressi del lago di Como, allo sbocco del fiume Adda. Ogni cosa è pronta per il loro matrimonio quando un signorotto del luogo, Don Rodrigo, scommette con il cugino, Conte Attilio, che la bella Lucia sarebbe stata sua. Perciò il curato del paese, Don Abbondio, incaricato di celebrare il matrimonio, viene minacciato durante la sua solita passeggiata serale da due bravi di Don Rodrigo affinché non sposi i giovani. Questo matrimonio non sta da fare, né domani né mai. Ma dovete sapere che io non c'entro nulla, non me ne viene in tasca nulla, io sono soltanto... In preda al panico, Don Abbondio non osa contraddirli. Il giorno dopo rimanda il matrimonio, liquidando Renzo con delle scuse e prendendo tempo. Renzo, uscito dalla canonica, dopo l'accesa discussione con Don Abbondio, incontra Perpetua, la domestica di Don Abbondio, che si fa scappare la verità. Dico solo che è davvero una sciagura nascere poveri in un mondo di birboni e prepotenti. Renzo si consulta così con Lucia e con la madre di lei, Agnese, e insieme decidono di chiedere consiglio a un avvocato detto Azzeccagarbugli. Questi inizialmente crede che Renzo sia un bravo e come tale è disposto ad aiutarlo, ma non appena capisce che il giovane è venuto a chiedergli giustizia nei confronti di Don Rodrigo, il giurista lo scaccia malamente per paura di incappare in guai troppo grandi. Andate via! Ma che cosa volete che faccia io dei vostri giurati? Così i tre si rivolgono a frate Cristoforo, loro padre spirituale, cappuccino di un convento poco distante che si convertì in gioventù dopo aver ucciso un uomo. Il frate, volendo compiere il proprio dovere di proteggere i più deboli dai soprusi dei potenti, decide di affrontare Don Rodrigo e si reca al suo palazzo, ma quegli, intento a pranzare col cugino Attilio, il podestà di Lecco e la zecca Garbugli, accoglie con malumore il frate, intuendo il motivo della visita. Sentite bene quello che io vi prometto, verrà un giorno, vattene via, villano! Intanto Agnese propone ai due promessi un matrimonio a sorpresa, pronunciando davanti al curato le frasi rituali alla presenza di due testimoni. Nonostante le molte riserve da parte di Lucia, il piano viene accettato quando Fra Cristoforo annuncia il fallimento del suo tentativo di convincere Don Rodrigo. Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie. E questo, signor curato? Intanto Don Rodrigo medita il rapimento di Lucia e una sera alcuni bravi irrompono nella casa delle donne, che trovano però deserta. Lucia, Agnese e Renzo sono infatti a casa di Don Abbondio per tentare di ingannarlo, ma falliscono e si devono nascondere al convento di Fra Cristoforo, perché nel frattempo sono venuti a sapere del tentato rapimento. Renzo, Lucia e Agnese giungono al convento di Pescarenico, dove padre Cristoforo espone loro i suoi progetti. Renzo si sarebbe rifugiato presso il convento dei Cappuccini a Milano per cercare padre Bonaventura, mentre Lucia avrebbe trovato aiuto dal padre guardiano del convento nei pressi di Monza. Andrete al convento delle monache benedettine. Secondo quanto padre Cristoforo ha preordinato, Renzo, Lucia e Agnese scendono alle rive dell'Adda e salgono su una piccola barca. Lucia medita sull'addio ai monti. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Giunta a Monza, Lucia viene accompagnata dal padre guardiano al convento dove vive Gertrude, che prende la giovane sotto la sua protezione. Gertrude è figlia del principe feudatario di Monza. Per conservare intatto il patrimonio del primogenito, si era deciso, prima ancora che nascesse, che sarebbe entrata in convento. L'educazione della bambina, per questo motivo, è continuamente orientata a convincerla che il suo destino di monaca sia il più desiderabile. Divenuta adolescente, Gertrude comincia a dubitare di tale scelta. Tuttavia, un po' per timore, un po' per riconquistare l'affetto dei genitori, compie i vari passi previsti per diventare monaca. In convento, soggiace alle attenzioni di Egidio, uno scellerato di professione, in una relazione che avviluppa la sventurata in un gorgo di menzogne, intimidazioni, ricatti e infine nell'omicidio di una conversa che minacciava di far scoppiare lo scandalo rivelando la tresca. Intanto a Milano Renzo, non trovando frate Bonaventura, rimane coinvolto nei tumulti scoppiati per il rincaro del pane, i tumulti di San Martino, perché scoppiati l'11 di novembre. Signori, io ho capito che se si combatte tutti insieme, si può ottenere giustizia.
Renzo si fa trascinare dalla folla e pronuncia un discorso in cui critica la giustizia, che sta sempre dalla parte dei potenti. Tra la folla c'è anche un birro in borghese che cerca di condurlo in carcere, ma uno stanco Renzo si ferma in un'osteria dove il poliziotto viene a conoscenza del suo nome. Renzo si ubriaca e rivolge appelli alla giustizia e agli altri avventori. Mi stanno portando in prigione solo perché ho chiesto pane e giustizia! Io sono innocente, sono galantuomo! Aiutatemi! Aiutatemi! Intanto la sua casa viene perquisita e viene fatto credere che sia uno dei capi della rivolta. Nel frattempo il conte Attilio chiede a suo zio, membro del consiglio segreto, di far allontanare Fra Cristoforo e in questo modo il padre viene trasferito a Rimini. Don Rodrigo chiede aiuto all'innominato, potentissimo e sanguinario signore, che però da qualche tempo riflette sulle proprie responsabilità oltre che sul senso della propria vita. Costui fa rapire Lucia dal Nibbio, il suo bravo più spietato, con l'aiuto di Egidio e con la complicità di Gertrude, e Lucia viene portata al castello dell'innominato. Lucia, terrorizzata, supplica l'innominato di lasciarla libera e lo esorta a redimersi. La notte che segue è per Lucia e per l'innominato molto intensa. La prima fa un voto di castità alla Madonna perché la salvi e rinuncia quindi al suo amore per Renzo. Il secondo trascorre una notte orribile, piena di rimorsi, e sta per uccidersi quando scopre che il cardinale Federigo Borromeo è in visita pastorale nel paese. Cosa avrà mai quest'uomo per dispensare così tanta allegria? Spinto dall'inquietudine che lo tormenta, la mattina dopo si presenta in canonica per parlare con il cardinale. Il colloquio, giungendo al culmine di una tormentata crisi di coscienza che egli maturava da tempo, sconvolge l'innominato, che si converte impegnandosi a cambiare vita e per prima cosa libera Lucia. I capitoli successivi alternano digressioni storiche alle vicende dei protagonisti. Da un lato, la discesa in Italia dei Lanzichenecchi, mercenari tedeschi che combattono per la guerra di successione del Ducato di Mantova, i quali mettono a sacco il paese di Renzo e Lucia e diffondono il morbo della peste. Agnese, rimasta nel suo paese natio, Perpetua e Don Abbondio si rifugiano presso l'innominato, il quale ha aperto il suo castello ai contadini in fuga. D'altro canto, Manzoni si sofferma nel narrare della permanenza di Lucia presso il palazzo milanese di Don Ferrante e Donna Prassede. Intenta a far dimenticare Renzo a Lucia, sulla base anche delle accuse che le autorità milanesi hanno lanciato contro di lui per la sua responsabilità nei tumulti di San Martino. Con i Lanzichenecchi entra in Lombardia e infine a Milano la peste, sottovalutata inizialmente dalle autorità. Solo il cardinale Federigo Borromeo si prodigherà nell'assistenza ai malati, unica autorità rimasta in una Milano abbandonata a se stessa. Di peste si ammalano Renzo, che guarisce, e Don Rodrigo, che viene tradito e derubato dal Griso, il capo dei suoi bravi, che però, contagiato anch'egli dalla peste, non riuscirà a godere dei frutti del suo tradimento. Una volta guarito, Renzo torna al paese per cercare Lucia, preoccupato dagli accenni fatti da lei per lettera a un suo voto di castità fatto quando era dall'innominato. Non trovandola, il giovane viene indirizzato a Milano, dove apprende che si trova nel lazzaretto. Renzo, alla fine, giunge al lazzaretto dove trova Fra Cristoforo giunto in città per soccorrere i più bisognosi. Lucia, anche Lucia è qui? Sì, spero Dio che ci sia ancora. Benché afflitto dalla malattia che l'ha colpito, il vecchio cappuccino si prodiga con tutte le sue forze per alleviare le sofferenze altrui e inveisce contro Renzo, quando quest'ultimo gli parla dei sentimenti di vendetta che nutre verso Don Rodrigo, indegni di un animo che aspira ad essere cristiano. Renzo, pentitosi, si riconcilia con il nobile ormai morente e parte alla ricerca di Lucia. Renzo trova finalmente Lucia, che si è ammalata ma è in via di guarigione. La giovane spiega a uno sbigottito Renzo che non può più sposarsi a causa del voto pronunciato quando era prigioniera dell'innominato. Questa sì che è una bella notizia. Che ci fate qui però, Renzo? Non avete ricevuto la lettera di mia madre? Per fortuna, Fra Cristoforo la scioglie dai voti pronunciati, spiegandole che non hanno valore davanti a Dio. Col cuore, ma voi avevate già fatto una promessa a Renzo? Renzo e Lucia tornano allora al loro paese, insieme ad Agnese, per potersi finalmente unire in matrimonio. Don Abbondio prima tentenna, ma poi, saputo della morte di Don Rodrigo, acconsente a celebrare le nozze. Su via, Don Abbondio. Don Rodrigo non c'è più. Renzo e Lucia, finalmente sposati, si trasferiscono nel Bergamasco, dove Renzo acquista con il cugino una piccola azienda tessile e Lucia, aiutata dalla madre, si occupa dei figli. Alla fine dell'ultimo capitolo viene esplicitato il messaggio che Manzoni vuole trasmettere, quello che lui definisce il sugo di tutta la storia. I mali,
Quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore.